si faccia luce sul destino dei reperti rimossi e su quello che si intende riservare alle tracce di storia venute alla luce durante i lavori che la SNAM sta portando avanti nel territorio di Nocera Inferiore per la realizzazione di un metanodotto, tre i siti che gli scavi avevano messo in evidenza. Rilancia la richiesta Emidio Ventre, che dice: dopo il comunicato diramato un anno e mezzo fa circa, i tre siti sono stati ricoperti, dopo che erano stati portati via i reperti risultati trasportabili. Una sola area, a cavallo tra i territori di Nocera Inferiore e Nocera Superiore, vede la sovrintendenza ancora al lavoro per ulteriori verifiche sulla portata della scoperta archeologica. L'Agro è una terra dal cuore antico, ma soprattutto è una terra i cui abitanti aspettano di conoscere l'entità di quanto trovato e se e come soprattutto si intenda rendere fruibile l'intero sito. Anche perché, afferma Emidio Ventre, se di pertinenza del territorio nocerino, i reperti trasportabili potrebbero tranquillamente andare ad arricchire il patrimonio custodito al Museo Provinciale di Sant'Antonio. Ci fu un comunicato della sovrintendenza molto vago e adesso quello che è successo è che hanno ricoperto questi scavi, hanno riportato alla luce i reperti, anzi hanno preso i reperti che potevano essere asportati, non sappiamo dove, e hanno ricoperto queste due aree. C'è una terza area aperta a cavallo tra Nocera Inferiore e Nocera Superiore dove la sovrintendenza sta ancora effettuando degli scavi, ma non sappiamo cosa c'è e dove è stato portato. Sappiamo che sono forse delle antiche tombe etrusche, ma per sentito dire, ma quello che realmente è stato trovato, noi cittadini, essendo del territorio, vorremmo sapere pure dove stanno questi reperti per poterlo visionare, anzi chiediamo che fossero, se sono di Nocera, fossero portati al museo del convento Sant'Antonio, dove c'è ancora il museo provinciale, o a Nocera Superiore, dove c'è il museo provinciale. Quindi ci chiediamo dove sono e cosa è stato trovato. A un anno di distanza non sappiamo ancora niente.